qual è il suo punto di vista sulla cultura idroponica e vertical farming? Quali sono anche le sue potenzialità in Italia rispetto alle altre esperienze? Allora, la vertical farming e idroponica, cioè sapete che si possono coltivare certe piante senza terra, no? Quindi potete costruire delle serre, grandi lampade per illuminare, date i nutrienti alla radice, e potete crescere insalata sul banco, di fatto, questo è l'idroponica, che è un sistema che dal punto di vista dell'idrico è estremamente efficiente, nel senso che uno dà l'acqua solo, fa bisogno della pianta, quindi rispetto all'irrigazione a problema energetico. E che poi sì, c'è un problema energetico. Diciamo che sta anche crescendo tanto. Io ho un amico che ha fondato una compagnia di vertical farming in New Jersey, che adesso è quotata a $1 miliardo, cioè è una produzione. Dal punto di vista del valore enorme, non ci spamiamo il mondo con l'idroponica, quindi un problema è la scala, le erbacce, il grano, cioè la dieta fondamentale del pianeta è basata su cose che l'idroponica è difficile crescere, banalmente è difficile fare anche l'irrigazione a goccia con le erbacce, perché noi spesso parliamo di queste tecnologie di efficientamento idrico come se il problema fosse semplicemente usiamo poca acqua. Non è che un campo di grano lo mettiamo con i tubi di plastica per ogni pianta di grano, insomma, quindi sono dei problemi tecnici. Quindi, secondo me, l'idroponica è una frontiera molto interessante, ha sicuramente un posto importante, posto che vengono risolti questi problemi di energia, però non è, diciamo, non è il silver bullet, no? Non è la soluzione al problema del sfamare. Le persone di cui parla Ian Northwestern nel suo libro. C'è un'altra questione però sull'idroponica che secondo me è interessante, che non serve terra, no? Quindi c'è questo disaccoppiamento tra la proprietà terriera e la produzione di cibo. Questa non è una cosa banale, è che noi non abbiamo l'agricoltura solo come produzione economica, noi abbiamo l'agricoltura anche come sorveglianza del territorio. Quando ci si chiede come mai l'Unione Europea, la Commissione Europea spende la metà del proprio budget in agricoltura, i sussidi agricoli sono il capitolo più grande della spesa europea. Perché? Perché questo continente è stato attraversato da armi e militari per secoli. Quindi quando la gente arriva sul territorio, si resta qualcuno, banalmente, come quelli hanno visto anche molto recentemente. Quindi il ruolo dell'agricoltura non è solo, noi ci possiamo immaginare un'Europa in cui tutti vivono in città e tutto il resto è lasciato alle foreste. La sorveglianza popolare, la res pubblica non è solo in città, è anche il territorio tutto, come lo trattiamo, come lo gestiamo. Delle persone ci devono essere, e il modo in cui la società moderna ha concepito la vita sul territorio è attraverso l'agricoltura terriera. E quindi credo che l'idroponica è una soluzione, un ruolo importante, eccetera, ma non risponde a questi due problemi. Cioè uno è il problema energetico, economico, ma l'altro è il fatto che noi dobbiamo avere un rapporto col territorio, e quello lì passa per l'agricoltura o l'agroforestale comunque, cioè per la gestione del territorio produttivo. Certo, la gestione del territorio è fondamentale, gli agricoltori se ne occupano, per esempio in Svizzera ci sono addirittura degli incentivi per le persone che rimangono nei paesini di montagna perché non se ne vanno, no? Sì, beh, tra l'altro dico che quella Svizzera di montagna è un posto diverso, però in Italia noi questi temi si interessano in maniera interessante. L'Italia, voi sapete, assorbe ogni anno circa 15-20 milioni di tonnellate di CO2 negli Appennini. Gli Appennini si stanno riforestando perché la popolazione sta diventando più vecchia, la gente se ne va, gli Appennini sono pieni di villaggetti vuoti, la ragione è che i famosi cinghiali che vengono giù, eccetera. La parte è che nessuno abita negli Appennini, e quindi abbiamo depopolato gli Appennini, le piante se lo stanno riprendendo, il risultato è positivo dal punto di vista del bilancio del carbonio dello Stato, vuol dire che poi non controlli quello che succede in un ambiente che è antropizzato da 2000 anni.